Il trimelmatore. La superficie si è salvata dall'oscurità e la mia armata di robot è stata frenata per ora. Forse i sovraterrestri penseranno di potersi vendicare, ma quando la pressione segnerà sottoterrestri! Il trimelmatore ingrasserà i figli del sole con la sua vera melassa. Il minatore sorgerà per sottometterli tutti e il mondo avrà fine! Ma gli avevano veramente dato un'importanza. Non appena sarà stata bombata la melma. Hanno veramente dato un'importanza incredibile a sto minatore. Quando poi è arrivato il film, se lo sono veramente inculati. Ma proprio per 2 secondi e basta. Prendiamo sta roba, va. C'è qualcosa qui? Non si sa mai che a inizio livello nascondano sempre qualcosa, eh. Io questo me lo porto anche se non vedo cosa c'ho davanti. Ah, ok, no, pensavo. E invece devo farlo per... Davvero? Ma io scherzavo. Aspetta. Prigionieri devono perlomeno avere accesso limitato in modo da assicurarsi che il trimelmatore funzioni con... Ecco fatto. Ma io stavo scherzando. Non pensavo davvero che dovevo tirargli le cose addosso. Ma scusami. Oh, cacchio. Robottone. Allora, fermi. Ecco fatto. Lo scienziato! Tornate al lavoro! Non posso farlo funzionare da solo! Ma guarda, c'hanno le schematics di Mister Incredibile. Scusami, io l'ho vista la pallina gialla. E ormai penso sia andata, però fanculo, dai, non importa. Però aspetta, forse questo è esplosivo. Giusto... Giusto per tentarla, giusto solo per quello, eh. Dovrei provare nel momento in cui si abbassa. Niente, è andata, fa niente, proseguiamo. E c'erano davvero dei pallini gialli su cui lanciarli, eh. Quindi vuol dire che la cosa era vera. Ah, qua non posso entrare, ciao. Come... Cerchiamo di sbarrare la strada. Ottimo. Crea un passaggio sicuro. Forza. Ah, scusate, però non dovete spingere. Sono un po' strani. Attenzione, avamporti di sicurezza. Comunicazione con la sala di... Ecco fatto. Forza, forza. Levati. Mannaia. Forza, proseguite. Sbrigati. Mi sa che qua moriamo. Ok, perfetto. Forza, forza, forza. Spero che ci sia un tunnel di evacuazione. Ma speriamo. Ricordate tutti gli scienziati alle loro postazioni. Ecco fatto. Aia. Ok, ok, ok. Di nuovo, ok. Ok, quindi ci sono dei pezzi in cui puoi effettivamente passare, altri in cui si attivano le fiamme. Ok. Qua è un 50-50, io andrei da questa parte. Ah, che palle. O forse non è vero in realtà, forse devi farlo veramente con tutti. Buona fortuna qua. Ok, questo è quello sbagliato. Perfetto, sbagliato anche questo. Morti gli scienziati. Ecco fatto, aspetta. Ma se hai detto di ucciderli prima. E anche bipolare. Forza, 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 vieni. Questa volta è quello là, l'ultimo da... Tra l'altro fanno così come per dire dai muoviti gli scienziati, levati. Ecco fatto. Forza, forza, forza. Ok, di qua. Perfetto. Aia, il fuoco. Questo è il tunnel di evacuazione. Spero che sbuchi in un posto sicuro. Qualcuno? Per favore. Scienziati? Ma porca miseria, ma vi bloccate davvero per il niente. Dai, qualcuno vada. Che dobbiamo fare? Ecco, bravo, muoviti prima che arriva il laser. Maledizione.
Dai. Vi schiaccerò come mosche e dovrete inginocchiarvi e gli chiedi. Ok, aspetta. Ecco fatto. Fermo. Ecco qua, a posto. Vai, scendiamo. Ok, dicevo, lui non scende. Qua non c'è più nulla da fare. Ok, proseguiamo. Questa per sicurezza me la porto, non si sa mai. Tanto adesso mi cade in testa, quanto ci fai? Nemici? Sicuro adesso ne arriva uno. Ovviamente. Mi sta troppo bene. Ecco fatto. A posto. No, comunque quella bombola del gas lì è stata veramente utile. Sta troppo bene. E ne ho ancora una, E ho in realtà due. Ho ancora due colpi. Becca e porta a casa. Ottimo. Qualcosa mi dice che non... Vediamo, possiamo potenziare Siberius e io faccio il raggio congelante. Per quanto la supermossa sia utile, il raggio congelante, dobbiamo congelare il prima possibile i nemici. Qualcuno? Senti il terreno tremare? No! È da un bel po' che lo sento. Che sale nelle condutture. Potrebbero scoppiare da un momento all'altro. Dai, ma che palle. E ora come passo, scusami. Ecco fatto, a posto. Ci deve essere un'altra via da qualche parte. Via. Levati. Oh, di nuovo. Dai. Ecco fatto. Forza, 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 forza. Prima che arrivi il colpo. A parte che sti robot sono veramente ingiusti. Sono veramente ingiusti sti robot de merda. Ecco fatto, via. L'unico che mi interessa in questo momento che muoio è quello fuciliere. Gli altri mi frega relativamente poco. Ecco fatto, però se riusciamo a buttarli di sotto, tanto meglio. Guarda quel macchinario che sta mangiando. Vieni qui. Oh, calmo, calmo. Fermoli. Ecco fatto. Ah, ma quando è morto? Incredibile, scusami. Vabbè, proseguiamo. Che ti devo dire? Ah, beh, grazie. Almeno non è morto Siberius e così non abbiamo dovuto aspettare per fare il ponte, dai. Almeno quello, vedila così. Certo che Bob, però anche tu, Vediamo, riuscirò a congelarlo? No. Ecco fatto. No, ma per favore, crepa. Ancora una volta, Bob. Morca. Come? Come sono morto? Cosa è successo perché io morissi? Ah, perché è crollata la piattaforma. Ecco perché. Ecco fatto, via, 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 via. Oh, calmi. Calmi tutti. Ecco fatto. Vieni qui. Eccoci qua, a posto. Avanziamo. Congeliamoli il prima possibile, per favore. Aia, calmo.
Vieni, vieni, sbrigati. Lasciali pure indietro. Se non avessimo potenziato il raggio congelante, madonna mia, adesso avremmo avuto serie difficoltà in questo pezzo. Ma veramente. Allora, calmi tutti. Ok, perfetto, l'abbiamo. Vieni, sbrigati. Vai, Bob! Ma Dio mio, si è fatto mangiare dal macchinario più stupido che esisteva. Sono da solo, ma dai. Aspettiamo sti 5 secondi. 2, 1. Eccolo qua. Eccolo, è apparso. Allora, che cosa aumentiamo? Io farei l'incredischianto. Sì, dai. Ecco qua, proseguiamo. Vieni, Bob. Questo prendiamolo, che non si sa mai. Vai via. Ecco fatto. Allora, dobbiamo fare probabilmente destra e sinistra per evitare le condutture del gas. Occhio ai nemici che cadono. Ah, i nemici, sì, alle cose che cadono. Ecco fatto, via. Tutti quanti dalle balle. Ma sì, come sei... Come è caduto Siberius di sotto? Qualcuno me lo spiega, per favore. Serio, non l'ho visto. Vorrei saperlo. Principalmente giusto per capire come. Solo per quello, eh. Ah, madonna, pensavo che era un nemico, invece era Siberius. Ma io tenerla qualche cassa, eh. Ecco fatto. Facciamoci un bel voletto sopra i nemici. Giusto per ricaricare le energie. Ah, è distrutto. Ok. Ah no, aspetta. Uno è là in fondo. Due sono là in fondo. Aspettiamo un attimo, eh. Questa cassa teniamola. Che quei cannoni sparamosche le voglio distruggere subito. Peccato che il gioco mi abbia fatto mirare da tutt'altra parte. Ma ehi. Niente, dobbiamo tenerceli gli sparamosche. Non possiamo neanche evitarli, perché ci inseguono. Dannazione. Per fortuna non fanno grossi danni, per carità, però sono veramente iper fastidiosi. Ecco fatto, aspetta. No, e porca puttana Siberius, però, dai. Dai. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Non capisco se davvero devo distruggere quel coso lì o no, però tanto di cappello che ce l'abbiamo fatta alla fine. Siete vivi solo perché io possa dilettarmi a distruggere. Certo, non perché fai schifo. Vi ho avvisati. Ho un messaggio per la vostra insignificante città. Salutate il vostro nuovo signore. Quando avrò finito con voi, sistemerò il trimelmatore e l'intero pianeta sarà in mano mia. Perché penso che adesso gli tirano uno schiaffo e basta? Anche gli idraulici, minatore. Questa ferraglia è inutilizzabile ormai. Scegli o le maniere forti o le maniere fredde. Dannati supereroi! Avevo pianificato tutto. Avevo progettato tecnologie così terribili da far impallidire i cavalieri dell'apocalisse. Certo. E voi avete distrutto no, tutto. No, ti prego, non dirmi che è il finale. Presto, prendiamolo.
Ah, ok. Attenzione! Che cos'è che non abbiamo distrutto? Pensavo avessimo rotto tutto. Non lo so, un ultimo macchinario nascosto che vi ha tenuto appunto nascosto? 2500 punti, un po' poveri, eh? Due morti ciascuno? Puttana, 3, 4 addirittura.